quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Molti samaritani di quella città credettero in lui, e quando giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo». Carissimi tutti, cari giovani, questa domenica 15 marzo 2020 ci propone la lettura del Vangelo dell'incontro tra Gesù e la Samaritana, e un Vangelo inesauribile che descrive uno dei fuoripista di Gesù, uno di quelli noti, dei tanti che compì nella sua breve vita terrena, questa volta in terra di Samaria, dunque terra pagana, dove addirittura il popolo di Israele vedeva una strisciante eresia nei confronti del Dio di Israele, Yahweh. E questo incontro dunque ha diverse note cosiddette stonate, che hanno il sapore della periferia e dell'incontro marginale, con persone marginali, dove Gesù volentieri si perdeva. La samaritana quindi si trova in terra di Samaria, in terra, diciamo, di peccato. La samaritana è una peccatrice e oltretutto è anche una donna, e per la mentalità dell'epoca questo incontro solitario quindi è un incontro che ha il sapore totale della periferia e dell'allontanamento di Gesù dalle cosiddette categorie del sacro, e anzi una diffusione di lui che è la sacralità in persona, la gloria di Dio, la diffusione completa, una commistione, se volete, insieme a tutto ciò che è veramente profano, ma che in realtà ha il sapore dell'umanità e quindi contiene l'immagine, la somiglianza e l'amore di Dio che diffonde in modo inclusivo su tutte le creature. In terra di Samaria Gesù incontra questa donna che sta andando a prendere l'acqua con la sua brocca al pozzo, e la sua brocca è vuota, è tristemente vuota, come è tristemente vuoto il suo cuore, un cuore dove campeggiava l'amore per alcuni uomini, ben 5,
e dove adesso invece non c'è amore per alcun uomo, anche l'ultimo non è più suo marito. Un cuore vuoto, dunque, di dove l'acqua, probabilmente nella sua simbologia, intesa umanamente, è l'acqua degli affetti, l'acqua che desideriamo sgorghi sempre abbondante, sulla nostra mensa e soprattutto nel nostro cuore, affinché alla fine della giornata non sentiamo la frustrazione di una mancanza, l'arsura e il deserto della mancanza d'affetto. Gesù volge tutto l'episodio mutando completamente la simbologia dell'acqua. L'acqua diventa l'acqua dello Spirito Santo perché è la sorgente che zampilla in modo infinito all'interno del cuore della creatura, nonostante questa creatura abbia cercato la sua acqua, diciamo, in luoghi dove non poteva trovarla, ma anzi vivendo una frustrazione costante, l'acqua appunto che non disseta. E l'acqua diventa invece una sorgente zampillante dentro di lei, perché diventa una sorgente costante, come in questi luoghi di montagna inaccessibili, dove pochi arrivano, camminando, per gustare appunto l'assoluto silenzio che regna intorno a questi luoghi sorgivi. L'acqua diventa appunto in questa simbologia lo Spirito Santo, che è veramente datore di vita e che riesce non solo a soddisfare pienamente la creatura, ma nella stessa misura in cui la soddisfa anche irrora letteralmente gli altri, tutti coloro che sono intorno, e diventa sorgente di consolazione e può dissetare tantissime creature intorno a sé. Dunque, dammi da bere, dice Gesù alla Samaritana, intendendo poi dire al termine ti do io da bere. E il Salmo 35 ricorda, Signore, è in te la sorgente della vita. E il grande tema della sete attraversa tutto il brano. E allora è bello poter terminare domandandoci, Signore, finalmente ho capito che non sono io la sorgente della vita in me stesso, non mi basto. Devo chiedere a qualcun altro che abbia cura di me, affinché io poi possa avere cura degli altri. E il momento del bisogno che ci attraversa è certamente un momento di grazia, nel momento in cui appunto smetto di cercare me stesso e riesco ad essere nuovamente bersaglio della salvezza, raggiunto dall'amore incredibile di Dio. Gesù non si stanca di noi, non si scandalizza di noi, continua a uscire dalla soglia come il Padre misericordioso e a venirci incontro correndo. Buona domenica a tutti.